città sconvolta ed incredula per la tragedia che si è consumata questa mattina nei pressi del nuovo tribunale di Vibo Valentia. Un imprenditore molto conosciuto in città, l'ingegnere Gaetano Rizzuto, è morto in seguito ad un'aggressione avvenuta in una zona del centro cittadino davanti ad uno stabile in via di costruzione proprio alle spalle del nuovo tribunale. Dalle prime ricostruzioni l'imprenditore sarebbe stato aggredito a colpi di mattone, ma il decesso sarebbe dovuto ad un malore che lo stesso avrebbe avuto proprio in seguito all'aggressione. Gaetano Rizzuto, 72 anni, ex dirigente della provincia di Vibo Valentia, è un noto ingegnere e costruttore vibonese. Lo stabile teatro della brutale aggressione è in via di costruzione ed è appunto di proprietà dello stesso Rizzuto, che risulta direttore dei lavori finalizzati alla realizzazione di un fabbricato da destinarsi a uffici, attività commerciali e abitazioni. Attirati dalle urla del professionista, alcuni passanti hanno avvertito le forze dell'ordine. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, e gli agenti della polizia per i rilievi del caso. Gli investigatori della squadra mobile hanno quindi raccolto le testimonianze delle persone presenti sul luogo della tragedia nel tentativo di identificare l'autore o gli autori che hanno addirittura tirato addosso del professionista uno o più mattoni. Da scoprire le cause del litigio, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Un litigio con il vicino per vecchi dissapori sfociato in tragedia. Sarebbe questo il motivo che ha costato la vita a Gaetano Rizzuti, l'imprenditore deceduto ieri mattina dopo un'aggressione subita in via San Pio di Pietralcina alle spalle del nuovo tribunale di Vibo Valentia. L'autore dell'aggressione si è già presentato in questura insieme al suo legale per fornire la sua versione dei fatti agli investigatori della squadra mobile di Vibo Valentia, che proseguono con le indagini. Al termine dell'interrogatorio, durato diverse ore, l'uomo, un commerciante originario di Soriano, titolare di un negozio di vernici a pochi passi dal cantiere dove è avvenuto l'episodio, è stato denunciato a piede libero per omicidio preterintenzionale. La lite ha rappresentato l'ennesimo diverbio per questione di vicinato, che stavolta è finito in tragedia. Contro Rizzuti sarebbero stati lanciati alcuni mattoni che non avrebbero procurato lesioni gravi. L'imprenditore si sarebbe quindi accasciato a terra in seguito a un malore. Il decesso potrebbe dunque essere stato causato da un arresto cardiocircolatorio, ma su questo aspetto occorrerà attendere l'esito dell'autopsia per avere certezze. Le indagini comunque vanno avanti, preziose alcune testimonianze fornite dagli operai presenti al momento dell'aggressione. Non si conoscono ancora i motivi di quello che originariamente era un diverbio e ben presto si è trasformato in qualcosa di molto più serio. Da quanto è stato possibile apprendere, l'iniziale scontro verbale tra i due sarebbe degenerato, trasformandosi subito in un'aggressione fisica, violenta, con calci e pugni. Poi sarebbero stati lanciati contro Rizzuti alcuni mattoni. Nelle prossime ore la procura di Vibo Valentia affiderà l'incarico al medico legale per l'autopsia, e le indagini condotte sempre dalla squadra mobile comunque andranno avanti.